Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Sì, ho ancora quello smalto fatidico dell'altra volta, ma lasciamo perdere. Qui si è un po' spostato tutto perché ho appena fatto delle cosine, tra cui ritagliare questi sticker che vedrete nel prossimo. Scopriamo le creazioni in colla a caldo. Allora, sono qui perché oggi sono andata a fare un giro con i miei nonni, anche se non sto molto bene a dire il vero, e ho trovato due o tre cosine. Mi ha aiutato anche il nonno a prenderle perché io comunque non avevo un gran budget. Allora, niente, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, la prima cosa che ho preso, già chiedo scusa per la luce ma sono le 8 di sera e purtroppo la luce è quella che è. Sembra fucsia ma non è, in realtà sono rosse e sono delle sacca poche usa e getta. Sono anche abbastanza grandi, come potete vedere ne ho prese 4 e sono queste qua. Le ho prese perché devo acquistare il silicone acettico per le creazioni in colla a caldo, che non so se ve le avevo fatte vedere, ma sono questi qua che sono i primi Cabochon. Sono questi stampini dei cioccolatini e io li volevo terminare appunto mettendoci la suddetta panna sopra. E poi prima però sto cercando di fare in fimo tutte le varie frutta, i biscottini, le varie cose che poi ci vorrei andare a mettere dentro per far sì che insomma sia una cosa un po' più, come dire, realistica. Quindi queste sono, non so se ve le avevo già fatte vedere, però finché c'ero, ecco, volevo, ecco, le ho comprate in previsione di non mettere a fuoco. E come sempre si impalla, io non so perché. Quindi ho comprato queste qua che costavano 40 centesimi. So che dai cinesi c'è il sacchetto che costa di meno, però mi piaceva e le ho prese. Anche perché me le ha prese il nonno, quindi non importa. Allora, sempre in questo negozio ho comprato questi, che adesso magari li apriamo insieme. Io già che ci sono vi informo che oggi ci siamo accorti io e Marco che proprio a Bologna ci sarà la fiera il 26 e 27 di novembre dei creativi, del fai da te, della creatività. Quindi noi stiamo pensando di andarci appunto perché ci saranno tante cose insomma a te, ma magari verrà fuori anche un bel vlog. Allora, ho comprato questi che come potete vedere, se si vede, ecco, esatto, sono veramente molto lucidi, sono lucidi da far spavento, guardate qua che roba. E li avevo sempre visti nei vari video delle altre creative e visto, considerato che comunque la forma tonda è anche più adattabile ai vari sticker, insomma io le preferisco quelle con i bordini un po' tagliuzzati. Se sentite un fischio è perché hanno aperto l'acqua calda. Io dall'altra parte del muro c'è la caldaia e la cucina, quindi io sento tutti questi rumori. Che bello, c'ho la bocca un po' attaccata, non so se sia per le creazioni che ho appena fatto, vabbè. E questi sono insomma le altre cosucce che ho comprato. Poi nella confezione ce ne erano tre. Questi di questi non mi ricordo il prezzo perché ha sempre pagato il nonno. Cioè, guardate quanto sono lucide. Va bene. Altra cosa che ho preso, le cose che vedrete adesso sono di questa marca che si chiama Stamperia, che a me piace tantissimo perché le A sono fatte con la zampina dei gatti. Ed è una marca che io trovo al Brico nel reparto di decoupage. Non vuole mettere a fuoco, non c'è verso. Allora, questa è la confezione da 2,50 euro ed è una vernice protettiva perché magari sopra ad alcune creazioni come queste che sono scoperte perché non c'è la resina, magari lo sticker vorrei che fosse un po' più protetto. E quindi utilizzando questo tipo di vernice, che la ragazza mi ha detto che comunque va benissimo su tutto, e poi capirete quando vi mostrerò l'altro, gli altri acquisti, appunto perché è stata presa. Quindi la mettiamo qua. Poi l'altra cosa che ho preso, di cui sono molto orgogliosa, è questa. Allora, questa è una
polvere di ceramica, questa è la Extra Light. Allora, questa non è tossica, non è particolarmente pericolosa, eccetera. Era da un po' che volevo provarla e perché avevo visto che alcune creative facevano appunto queste creazioni con la ceramica, però l'avevo trovata quella a effetto marmo. Questa dovrebbe essere più lucida. Sempre della, come potete vedere, sempre della stessa marca, quindi sempre della stamperia, e questa è extra light. Ora io non so questa cosa vorrebbe dire, però vabbè. Quindi qui c'è scritto che va bene per stampi, per modelli. Io ora ho fatto due o tre piccole creazioni che sono sulla finestra da asciugare, quindi a breve dovrei riuscire a sformarle e fare appunto un video sullo scopriamo le creazioni in ceramica, che credo sarà la prima. Vabbè, detto questo, sono abbastanza emozionata per questa cosa e speriamo siano venute bene, perché credo di aver cannato qualcosa nel rapporto ceramica-acqua, però fa lo stesso. Mi sembrava di essere riuscita a metterlo a posto a un certo punto. Allora, già che c'ero, sono andata a controllare le creazioni, sembra si stiano indurendo, però non del tutto. Cioè, nel senso, sembrerebbe che alcuni spigoli si rompano, eccetera. Purtroppo era la prima volta, mi sa che quel video sarà un fail totale, però ok. L'ultima cosa che vi volevo far vedere è questo, che è un tappetino. Allora, io ho notato da molte creative appunto questo, ed era un po' che lo volevo. Adesso lo apriamo. Sono veramente emozionata. Quando l'ho visto volevo strillare. Allora, come potete vedere, è sempre della marca Stamperia, quindi è una marca appunto che si occupa del bricolage, decoupage e cose simili. Allora, è un tappetino da taglio autorigenerante, quindi da quello che avevo capito, che ho poi anche chiesto, praticamente i tagli non restano aperti all'infinito e costava 6 euro. E appunto è questo qui. Ora, a me piace molto perché ha questa funzionalità di quadrati, quindi uno riesce anche a fare magari prendersi anche un attimo delle misure. E poi appunto quando lavoro il fimo e tutto il resto, questo tipo di tovaglietta non va bene perché comunque appoggiandomici con tutte le cose effettivamente si sporca tantissimo. Quindi il fimo mi fa un po' schifo. E calcolando che ho un po' di creazioni che devo fare appunto per le tortine, volevo una base pulita dove poter appunto lavorare i materiali. Ora, detto questo, questi sono gli acquisti di oggi e di cui sono molto contenta perché appunto questa marca qui io l'ho sempre vista andando in questi negozi. E la cosa di cui sono più felice sicuramente è il tappetino, perché veramente mi piace da morire e credo che lo userò abbastanza spesso, anche come non come sfondo obbligatorio, però tipo sicuramente se devo fare dei tutorial o cose simili, credo proprio che userò questo. E poi ovviamente sono felice di aver trovato questi stampini, che poi comunque era un negozio di tutto per la casa. E niente, quindi queste sono le cose che ho acquistato. E niente, io gente, se non faccio i miei fail, non sono una persona felice. Voi lo sapete benissimo che io devo sempre far cadere tutto. Detto questo, io sto un po' agitata perché vorrei vedere queste cavolo di creazioni come sono venute. E ve le metterei anche in questo stesso video, però poi ho paura che non abbia molto senso. Quindi io vi saluto, spero che questo breve video vi sia piaciuto e vi mando un bacione. A presto, ciao!